L'emozione è veramente enorme, enorme, perché in questo momento riaffiorano ricordi, esperienze, riaffiorano vite, e quello che ci portiamo sul palco soprattutto è il ricordo del nostro maestro amatissimo Claudio Scimone e del lavoro straordinario che lui ha portato avanti e che noi oggi cerchiamo di continuare. Un cast eccezionale, una cornice piena di emozioni, quella della Chiesa degli Eremitani, che per Claudio Scimone era il tempio della musica dei suoi solisti veneti. C'era grande attesa e curiosità per la prima direzione di Giuliano Carella alla guida dell'Orchestra Padovana ed è stata ripagata con una esecuzione potente e trascinante. Il vento si è levato nuovamente dopo l'inevitabile momento di stordimento per la scomparsa del grande maestro fondatore, ma Giuliano Carella, che di Scimone è stato prima allievo, poi al suo fianco nei solisti, come presidente dell'orchestra, ha vinto la commozione con un crescendo che ha messo in luce tutta la sua personalità di conduttore. Alle prese con il concerto in re maggiore, l'unico a prevedere anche la presenza dei fiati di Tartini, il compositore istroveneto riportato in auge proprio dai solisti, e poi con una ispirata esecuzione del Salve Regina. Un crescendo, appunto, culminato nella messa dell'incoronazione di Mozart, in cui tutte le parti in scena, organo, coro, solisti e orchestra, hanno potuto esprimersi in una progressione grandiosa e struggente che ha commosso ed esaltato il pubblico, che all'Agnus Dei si è levato in piedi per due standing ovation che hanno fatto capire a tutti che la storia dei solisti veneti è solo ai suoi primi 60 anni e saprà regalare ancora tante emozionanti pagine di grande musica ispirate all'epopea straordinaria della musica veneta nei secoli e alle influenze che ha avuto sulla musica europea e mondiale. Carella ha saputo tenere il timone nella direzione del maestrale con ferma umiltà e grazia, e dal pubblico è arrivato un sentito augurio di buon vento per questo Veneto Festival e per quelli che verranno.